12 gennaio 1997. Sono le 13:26 quando il pendolino ETR 460 a Botticelli, partito da Milano e diretto a Roma, deraglia dopo aver affrontato una curva in prossimità della stazione di Piacenza. Il bilancio è tragico, 8 morti e decine di feriti. A bordo del treno viaggia anche l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che esce illeso dal disastro. Nel 2001 il Tribunale di Piacenza assolve tutti i 25 dirigenti e funzionari delle Ferrovie dello Stato, imputati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro ferroviario colposo, per non aver commesso il fatto. La strage del pendolino rimane senza colpevoli.